Andiamo a Pescara adesso, dove nel primo fine settimana, dopo tempo di, per così dire, maggiore libertà, sono state anche elevate diverse sanzioni, sono stati anche tre locali, tre esercizi pubblici chiusi temporaneamente per violazione delle norme contro il Covid. Ma per saperne di più e per vedere anche dal vivo la situazione di Pescara, andiamo a collegarci con Anna Di Giorgio. Buongiorno Anna, ci sei? Buongiorno Marina, buongiorno a te. E buongiorno ai telespettatori del TG8. Sì, dicevi bene tu, ci sono stati i controlli delle forze dell'ordine in questo primo fine settimana che ormai ci siamo lasciati alle spalle anche a Pescara, primo fine settimana di zona gialla, quindi con i locali aperti anche nella zona della Movida e nella riunione appunto con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo appunto di Pescara, si era parlato proprio dei controlli per cercare di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, ma soprattutto il rispetto delle norme anti-Covid in vista della riapertura dei locali, soprattutto nella zona della Movida. Poco fa abbiamo sentito il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che ci ha parlato proprio di questo. Questi controlli hanno coinvolto ovviamente le forze dell'ordine, su tutti i carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili urbani che si sono concentrati dalle 17 alle 23 appunto nella zona centrale di Pescara, dove sono ritornati in voga gli aperitivi cenati e questo ha purtroppo provocato alcuni assembramenti, quindi ci sono stati problemi in questo senso per il mancato rispetto delle normative anti-Covid da parte di alcuni, però, perché poi, come ha detto lo stesso sindaco, va anche ribadito il fatto che tanti hanno comunque messo in pratica il proprio senso di responsabilità mantenendo comunque il distanziamento, utilizzando la mascherina, però purtroppo non sono mancati episodi che poi hanno portato alle sanzioni per la mancanza del rispetto della normativa anti-Covid. Di questo appunto ne abbiamo parlato, tutto questo nella zona centrale di Pescara. La mattina invece ci sono stati poi controlli anche sulla zona del lungomare, perché complice anche il bel tempo ovviamente. Ci sono stati vari, c'è stato anche un bel passeggio anche sulla zona del lungomare, ma insomma di tutto questo ci ha parlato il sindaco proprio di Pescara, Carlo Masci, che si è appellato ancora una volta al buon senso dei cittadini, perché se vorremmo continuare appunto a conservare questa zona gialla, molto dovremmo farlo proprio noi con il nostro senso di responsabilità. Dunque Marina, se sei d'accordo, subito dopo l'intervista del sindaco Carlo Masci, io e Diego Martelli da Pescara ti restituiremo la linea, ma intanto sentiamo il sindaco Carlo Masci. Sì, il prefetto continua sistematicamente a fare incontri del Comitato per la Sicurezza in cui stabilisce i criteri in base ai quali controlliamo il territorio attraverso la questura. Questo fine settimana abbiamo avuto 265 controlli di persone, 50 persone sono state sanzionate, sempre per il mancato rispetto della normativa anti-Covid. Sono stati controllati 32 locali, 5 dei quali sono stati chiusi. Abbiamo avuto in campo 28 persone nella zona centrale il sabato, 22 il venerdì e 10 la domenica, di tutte le forze dell'ordine, quindi parliamo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. I controlli ci sono, certo è un fiume di gente che arriva a Pescara e che arriva nei centri di tutte le città italiane. Se a queste persone che arrivano in centro non si continua a dire mascherina, distanziamento e pulizia, vedo molte difficoltà. C'è il buon senso che deve essere utilizzato, ogni persona deve controllare se stessa e anche controllare gli altri, perché con le forze dell'ordine che sono attive certamente non si riescono a controllare decine di migliaia di persone tutte nelle zone centrali, quindi dobbiamo avere veramente molto buon senso per evitare che il virus possa tornare con prepotenza a espandersi. Devo dire che le vaccinazioni continuano in maniera incessante e questo in qualche modo ci tranquillizza, perché vuol dire che sempre più cittadini sono comunque immunizzati
Ancora un altro sforzo, dobbiamo evitare di richiudere le attività. Per fare questo dobbiamo mantenere il distanziamento. Io lo raccomando a tutti perché alcune scene viste nelle zone centrali di Pescara mi preoccupano. Troppa gente vicina, troppa gente alcalcata, troppa gente senza mascherina in alcuni momenti. Poi tutto questo però fa il paio con molta gente che invece rispetta le regole. Ecco, anche per quella gente che rispetta le regole dovremmo tutti quanti utilizzare lo stesso metro e lo stesso sistema. La mascherina è essenziale e non possiamo pensare che soltanto se ci sono le forze dell'ordine si mantengono i controlli e le prescrizioni anti-Covid. Dobbiamo farlo sentendolo da noi stessi questo comportamento. Ecco Anna, abbiamo sentito il sindaco, ma naturalmente con te l'appuntamento è per il bollettino sanitario del pomeriggio, giusto? Sì, certamente ci rivedremo poi più tardi per capire anche quale sarà l'andamento anche dei nuovi contagi per questa giornata. Insomma, avete comunque anche sentito quello che ha detto il sindaco. L'altra cosa che non ho detto all'inizio di questo collegamento è che chiaramente con il ritorno della Movida è ritornata anche un po' l'esasperazione dei residenti della zona centrale di Pescara, che chiedono giustamente che ci sia un equilibrio tra l'esigenza dei commercianti, come giusto che sia, di riprendere a lavorare, l'esigenza dei cittadini e dei giovani di divertirsi, ma anche l'esigenza dei residenti che chiedono la tranquillità. Per ora ovviamente resta sempre il coprifuoco delle ore 22, però evidentemente tanti mesi anche di coprifuoco avevano abituato i residenti della zona ad una tranquillità che adesso con questa zona gialla insomma non c'è più, almeno nella parte finale della serata.